Inclusione è una parola moderna, eppure è presente nell'anima della ludoteca fin dalla sua nascita. Infatti, la ludoteca nasce nel gennaio del 1994 grazie ad un finanziamento ottenuto in riferimento alla legge numero 216 del 1991, che dispone primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Nel 1994 il quartiere Castello era di nuovissima costruzione ed accoglieva famiglie disagiate che altri comuni limitrofi non avevano accolto. Tale fu la motivazione che spinse l'amministrazione di allora a scegliere di collocare la ludoteca in questo territorio. La ludoteca si propone da subito come risorsa per ragazze e ragazzi di strada, offrendosi come esperienza di cambiamento, come luogo educativo in cui trascorrere il tempo libero tessendo nuove relazioni. Uno spazio dove da sempre si è cercato di promuovere il benessere e la collaborazione, lavorando con le famiglie per creare ciò che oggi viene definita una comunità educante. Contemporaneamente è emersa la necessità di allargare questa proposta costruendo una collaborazione con le scuole. Prende subito il via l'idea di realizzare esperienze laboratoriali che consentano al maggior numero di bambine e bambini di avere nel loro percorso di vita la fortuna di imbattersi nell'arte e nella bellezza, strumenti necessari per muovere sentimenti unici, provare emozioni autentiche che coinvolgano tutti i sensi come reazione fisica di puro piacere. Il passare degli anni e grazie ai momenti formativi vissuti in gruppo si è definita maggiormente la responsabilità pedagogica di creare percorsi adatti a stimolare l'innata capacità creativa delle bambine e dei bambini, senza copiare o imparare alla lettera, ma dando ad ognuno di loro la possibilità di esprimersi liberamente, manifestando la loro unicità. La continua e attenta osservazione delle famiglie e dei loro bisogni ha permesso di comprendere ed accogliere i cambiamenti della società, facendoli diventare lo spunto per intraprendere percorsi di formazione sfaccettati che spaziano fra pedagogia, arte, tecnologia, sostenibilità ambientale. Tutto ciò ha permesso di continuare a suscitare meraviglia negli occhi e nel cuore delle bambine e dei bambini, generando un'evoluzione straordinaria, passare da esperienza laboratoriale ad atelieristica, in cui contenuti attuali come cittadinanza attiva, sostenibilità, riuso, attraverso il gioco diventano il motore che accende la loro sensibilità. Questi 30 anni non vogliono essere un punto d'arrivo, ma un trampolino verso un futuro in cui si possa realizzare un nuovo ambiente dove l'architettura sia capace di creare spazi relazionali per far sentire le famiglie accolte in tutte le loro esigenze.